È una giornata uggiosa, piove e fa freddo. Ecco il nostro youtuber preferito. Sicuramente starà pensando a dei super contenuti da poter condividere con la sua fantastica community. Direi di no. Forse è solo annoiato e sta cercando di capire per quale motivo si trova ancora al mondo. E dopo questa immagine sto cercando di capirlo anch'io. Oggi c'è da risolvere un problema grosso, perché io mi sono praticamente impadronito della camera dei miei fratelli, dell'armadio dei lenzuoli. Ho veramente accumulato troppa roba nel corso di questi anni facendo questi video tech, le aziende inviano prodotti che poi purtroppo non riesco ad utilizzarli tutti, quindi rimangono a marcire in un armadio. E quindi ho pensato di fare un po' il punto della situazione, capire un attimino quanta roba ho, che roba ho, e poi venderla. Non so ancora quale piattaforma utilizzerò, se Facebook, Vinted, subito per vendere tutta questa roba, poi ci pensiamo. In descrizione troverete sicuramente il mio store di roba usata, potrebbe addirittura essere un canale Telegram, non lo so, vedremo, ma intanto procediamo per step e fatemi fare il punto della situazione per capire prima di tutto quanta roba ho. Ragazzi, io ci tengo a specificarlo, questo video non è un modo per tirarsela, assolutamente no, è soltanto che mi dispiace avere tutta sta roba in un armadio e nessuno la utilizza, cioè veramente sta lì a prendere polvere, e per questo alla fine ho deciso di venderla. Ma il problema non è soltanto questa, che è roba diciamo costosa e quant'altro, cioè sono veramente strapieno di roba tipo, che ne so, power bank MagSafe, che ne so, caricatori, stand, questo è per la GoPro, stand di ogni tipo, abbiamo, che ne so, hub USB, c'è di tutto, smartwatch, cioè c'è veramente un botto di roba. Adesso vi faccio vedere un po' la roba che ho, vi dico, cioè di tutta questa roba non è che tutto può andare in vendita. Ad esempio gli smartphone, tipo questo di Dragon Ball, edizione speciale Realme Dragon Ball, non andrà in vendita, perché comunque è un bel ricordo, perché è una collaborazione a cui tengo e sinceramente voglio tenerlo per me, anche per collezione, per ricordo e quant'altro. Quindi maggiormente direi che tutti i telefoni, salvo casi particolari, non andranno in vendita, magari qualcuno sì. Per questo vi dico, controllate comunque il link in descrizione, perché non so adesso, al momento in cui registro questo video, che cosa voglio mettere precisamente in vendita. Vi dico che per adesso i telefoni vorrei non venderli, ma vediamo. Però ad esempio questo Fitbit, questo è un ottimo prodotto, e questo sicuramente andrà in vendita. Tutto ha la sua scatola originale, cavi originali, questo è il prodotto indossato praticamente giusto il tempo che ci vuole per fare la recensione e poi rimesso nella scatola, è praticamente perfetto. Oppure, non lo so, abbiamo qua questo TicWatch E2, questo anche qua tenuto perfettamente, istruzioni, cavetto originale, tutto preciso. E abbiamo il TicWatch, io questo l'ho utilizzato un po', non vi dico il contrario, però comunque è tenuto molto bene. Vabbè, non ve lo sto a togliere dalla carta, ragazzi, è veramente anche questo tenuto benissimo. Ci sono delle cover ufficiali del OnePlus 8T, quindi se avete un OnePlus 8T potete assolutamente portarvele a casa. Abbiamo questo paio di cuffie super particolari della Gravastar, suonano da Dio, ve lo assicuro, e anche il packaging è veramente molto particolare, si apre da qua e questa è la cuffia. Adesso ve la tiro fuori, ve la faccio vedere al volo. Ok, fondamentalmente si apre premendo questo pulsante e poi possiamo far uscire le cuffiette, come vedete perfette, cioè veramente indossate giusto il tempo della recensione e poi rimesse a posto, purtroppo a prendere polvere. Non sono tutti i prodotti che ho, perché come avete visto nel cassetto ce ne sono diversi. Momento nostalgia in tutto questo bordello, perché ho aperto anche un altro armadio, ma lasciamo perdere. Ho ritrovato il mio vecchio OnePlus 6 e voglio proprio vedere chi è che se lo ricorda, magari commentate
qua sotto, voglio vederlo anch'io perché è veramente una vita che stava nascosto. Eccolo qua, cioè, vabbè, un po' di ditate, qualche micrografio, però per il resto, ragazzi, cioè, capite come tengo le cose? Veramente immacolato. Questo non ha nemmeno il proteggischermo, cioè, pazzesco. È ancora tenuto benissimo. Quanto era bello, quanti ricordi, quando ancora ero un androidiano incallito. Ve l'ho detto che c'avevo un altro armadio pieno di roba, ho preso qualche altra cosa. Lampadine smart, oddio. Poi abbiamo supporti per smartphone, altre smart band, un altro smartwatch, chiamatelo come volete, cuffie in-ear, cuffie over-ear. C'è il panico qua dentro. Devo fare le foto tutta sta roba, se magari... Non lo so, boh, cioè, vieni qua, magari mi dai una mano invece di fare i video. No, invece no, lui cazzeggia. E adesso momento realizzazione copertina. La vita dello youtuber è una dura vita, durissima, ah. Soprattutto per chi lo deve aiutare. Esatto, ah. Guarda che è un video, eh. Ma vaffanculo.